piacere a tutti danese. Sfiorata l'impresa, quasi sfiorata l'impresa, credo che comunque abbiamo fatto un buon calcio, abbiamo tenuto testa a una squadra ottima secondo me, che ha degli attaccanti nel reparto d'attacco secondo me più a forza, i giocatori che sono subentrati come quel ragazzino di colore, Yao. Capisco come vai, era fuori. Non si riusciva a prendere, quindi non ho capito quella lì. Però vabbè, ciò non toglie la grande prestazione che ha fatto Forcoli. Aspetto, se una squadra è così forte, ha 31 punti se non sbaglio, e nonostante tutto il Forcoli viene, la gioca alla pari e rischia di vincerla, credo che è implicito che si debbano fare dei grandi complimenti e riconoscere dei meriti a questi giovanotti. Se avete visto la lista, è la squadra più giovane del campionato, dopo Riccione, però vabbè, sappiamo Riccione cosa sta facendo, quindi questo è quanto. Ci credete ancora oppure? No, assolutamente, se no veniamo qui a far battaglia come oggi. Ci crediamo, ci sono 27 punti in palio, cioè abbiamo scontri diretti contro Camaiore già domenica, poi c'è Palazzolo, poi c'è Fidenza, poi c'è San Colombano. Perché non dobbiamo crederci, siamo vivi, siamo giovani, abbiamo entusiasmo e siamo convinti di poter realizzare un sogno. Se no, noi stamattina alle 10 eravamo a fare allenamento sull'asfalto per fare la rifinitura delle palle mattine, non le dico altro, quindi la dice lunga sul fatto se ci crediamo oppure no. Poi è sembrato anche che durante la partita, al di là del gol che è arrivato appunto al termine del primo tempo, dopo i primi 10 minuti, diciamo così, siete usciti anche abbastanza bene. Mi fa piacere che lei riconosca, abbia visto questa cosa, che insomma sembra quasi che l'allenatore voglia sottolineare dei meriti ulteriori o eccessivi. I primi 10-15 minuti che oggi ha fatto la partita, eravamo in grave difficoltà con questo 10 tra le linee che non riuscivamo a prendere. Abbiamo cambiato assetto tattico da un 4-3-3, siamo passati a un 4-2-3-1, quindi abbiamo messo il trequartista noi e abbiamo fatto lavorare meglio sui diagonali i due mediani, e da lì credo che la partita l'abbiamo fatta e gestita meglio della Prodiense. Poi dopo il secondo tempo un po' il timore di vincere, perché abbiamo vinto la prima partita domenica, un po' certi episodi sfortunati come quelli che capitati a Marinari, un gol fortuito anche se ci sono state diverse situazioni, ma era evidente soffrire un po' in un campo come questo. Però ripeto, si è fatto secondo me un buon calcio, specialmente nella fase centrale del primo tempo, e a Brani anche nel secondo tempo su qualche ripartenza poteva essere interessante gestita meglio. Avevamo tanti giocatori con dei problemi come Manfredi, come Lazzarini, come Tognarelli, e noi non abbiamo i cambi del Chioggia che mette dentro questo Io ho fatto il contrario. E quindi magari su certi cambi a volte andiamo a perdere qualcosa. Su chi fate la corsa, mister? E naturalmente sulla più vicina, quindi il Palazzolo. Avevamo punti, scusi, quest'ultimo. Ma non come spread, diciamo, come forbice ci dovremmo essere, perché il Palazzolo ha 10 punti più di noi, ma dal Palazzolo alle altre sono in una manciata di punti, 5, 6 punti, 7 punti, quindi noi ora pensiamo al Palazzolo. Oggi credo che siamo riusciti ad agganciare il Riccione, quindi abbiamo condiviso l'ultima posizione in classifica, che è la prima volta che succede all'inizio stagione, quindi per noi è già un bel traguardo. E poi ripeto, 10 punti in per cortesia. 9 gare, che sono 27 punti, sì. Io credo che se l'Inter di Mourinho ha perso 9 punti, l'Inter del triplete, con giocatori che non sono certi quelli del Forcoli e l'allenatore non è certo quello del Forcoli, hanno perso 9 punti con la Roma, e se la Roma non perde in casa con la Sampdoria hanno perso uno scudetto, non vedo perché non debba crederci io e la mia squadra, che abbiamo di fronte il Palazzolo, non l'Inter, la Roma, il Torino, la Juve, eccetera. Quindi lei ha parlato delle condizioni dei giocatori, abbiamo visto il vostro numero 3 Divina uscire un attimo claudicante, sì. Le sue condizioni, ecco. Sì, lì sinceramente mi è dispiaciuto anche l'atteggiamento della Claudiense, perché quando il giocatore è a terra, poi Divina è un 96, e non aver buttato fuori la palla, addirittura hanno rischiato di far gol, che noi ci siamo fermati, lo trovo poco sportivo. E, però al di là di questo, senza piangerci addosso,
ha subito due colpi sul polpaccio che era già indurito e l'ho dovuto sostituire perché non ce la faceva, quindi è stato un cambio forzato, ma sono stati tutti cambi forzati, Manfredi cambio forzato, è tutta la settimana che si allena e non si allena per problemi al bicipite femorale. Quindi... Si allena così poco, ha fatto tre gol in due partite. Sì, però se stava in campo nel finale, su quelle ripartenze che abbiamo avuto, credo che avremmo creato maggiori problemi alla retroguardia della Trogliense, però va bene. Primo punto, alla fine il nostro portiere non è stato particolarmente impegnato. No, non è stato particolarmente impegnato neanche loro. Io credo che abbiamo un giocatore, Stefano Marinai, che è entrato dopo, lo stesso perché anche lui claudicante ha avuto problemi, che ha avuto una palla al limite dell'area, che l'ha calciata pulita e poi il portiere l'ha presa, sì, che è stata un po' stoppata. Marinai su 10 tiri da quella posizione in allenamento, non perché io abbia messi, però fa 7 gol. E quindi su quella palla secondo me abbiamo sprecato un'occasione importante. Poi altre ripartenze che avevamo gli esterni messi in modo corretto, dove potevamo dargli palle e attaccare l'area, siamo stati precipitosi e anche la paura di fare un risultato così grande e di conseguenza quello fatto domenica scorsa, forse ci ha un po' intimorito, siamo stati un po' chiusi nelle giocate. Quindi. Quindi sicuramente una vittoria che può essere proprio la base, come diceva prima. Guarda, lei, a tentare, insomma. Ecco. Noi domenica, non perché ripeto, stiamo facendo una corsa sul Palazzolo. Domenica, quando abbiamo saputo che il Palazzolo ha pareggiato, siamo rimasti amareggiati, avremmo voluto prendere 3 punti. Sia che li abbiamo presi oggi 3 punti, perché 2 di domenica e quello di oggi, so che il Palazzolo ha perso e quindi abbiamo preso, insomma. Siamo andati a 10, un gradino alla volta, purtroppo le partite si assottigliano, cioè ne mancano sempre meno, però io credo che con questo spirito e con gli scontri diretti che abbiamo credo che i giovanotti abbiano tutto il diritto di continuare a sognare. Certo. E dopo un'altra cosa, un attimo il Forco le ha faticato all'inizio, ecco. Sì. Cosa è scattato nei giocatori, che scintilla è partita, ecco, per ripartire con la vittoria della scorsa giornata e questa buona prestazione di oggi? Cioè, che input c'è stato per ingranare questa marcia superiore? Lei dice le 2 gare positive? Sì, sì. Ah, che cosa ha scattato? Sì. No, io credo che alla base di tutto, quando si lavora, ma in ogni campo professionale, ci sia l'autostima. Quando manca l'autostima non si riesce a realizzare nulla. Quindi a questi giovanotti qua mancava l'autostima, che poi tradotta è convinzione nei propri mezzi, in se stessi, che viene solo attraverso i risultati. Io posso fare tutte le chiacchiere del mondo, tutti gli allenamenti che voglio, ma se tutte le domeniche tu perdi, è evidente che dopo, quando il pallone in mezzo ai piedi brucia, ti scotta e non riesci poi dopo a esprimere quello che effettivamente sei e vali. Quindi è solo una questione di convinzione e di autostima. Credo che aver vinto domenica, aver pareggiato qui oggi ci dia un buon slancio per giocarci in casa col Camaiore la partita. Però mister, siccome ci sembra che voi non siete riccione, no, che hai problemi, eccetera, come mai questo campionato così deficitario? Problemi economici, problemi di chi genere? Ma la domanda difficile che metterei, credo, in difficoltà anche la mia dirigenza. Ci sono cose che vanno, non si possono dire. Che vanno, no, diciamo che questi dirigenti hanno fatto dei grandi sacrifici, perché hanno fatto 10 anni la Serie D e poi hanno avuto dei tracolli economici, perché il presidente che c'era venne arrestato per bancarotta fraudoletta e si ritrovarono poi a soccombere, a far fronte a questi debiti, a questi, e quindi la società ha dato delle priorità. Diciamo risaniamo i debiti societari o investiamo sul mantenimento della categoria, quindi significa pagare e prendere giocatori di spessore. Noi abbiamo fatto degli acquisti a dicembre dove il 90% dei giocatori che sono venuti vengono a titolo gratuito e si ripagano anche il rimborso del treno. E i nostri acquisti vengono dalla prima categoria, dalla promozione e neanche dall'eccellenza, per dire quelle che sono le nostre possibilità. Lo sapevamo, io lo sapevo quando ho accettato questo incarico, non mi piango addosso e ripeto, lo affrontiamo tutti con grande voglia, grande intensità. E poi quel che sarà, sarà. E poi quel che sarà, sarà. Va bene, grazie. Però oggi non si sono visti 20 punti di vista. Io credo che non si siano visti. Io credo che non si siano visti.